fare l'upsell verso il basso, appena mi parte, chiudo testa perché non ho mai una visione, mi nascondo, colpisco. La mia idea adesso è quella di roteare su di me, abbassare e portarlo giù. Posso fermarmi qua o vado a scendere. Qua ragazzi, se avete notato, la mano deve essere sempre in una posizione per fare o una leva o per chi conosce un cinnato. Due, vado a chiudere, tre, ma qua devo mettere tutta la mia energia. Chiaramente l'energia si imprime portando non solo il colpo, ma portandolo con tutto il corpo, quindi dalle gambe a salire. Da qua andrò a mettere una gomitata? Da qua io partirò e ripeto, devo mettere il mio 100%. Da qua devo semplicemente salire, eventualmente spaccando il costolino, e in base a come sentirò il peso andrò a muovere la sua testa. Come ben sapete, dove va la testa va il corpo. Se abbiamo persone, andrò a seguire un'altra tecnica, quindi andrò a dare un altro benefit, girerò la mano tutto l'upsal e andrò con la mano sinistra sotto il suo braccio, senza staccare la mano qua, ma sentendolo, ad agganciarlo. Qui andrò a dare una ginocchiata, due ginocchiate e andrò a portarlo sotto. Anche qua, attenzione, anche qui c'è la lettura del peso. 3, porto la mano a terra. 1, 2, 3, a terra non viene. 1, 2, vedete voi quanti pugni dargli. Questa mano gira sul suo gomito, aggancia, ginocchiata, ginocchiata. Ora cambiamo, se no andiamo sempre a terra allo stesso modo. Non si sgancia la mano, come se fosse un pallone. Cambia peso. Dietro accompagno, dico ma peso, non viene giù, va a inserire quello che voglio. Questa mano europea, 1, 2, non sento male. Questa 1. La mano porta la forza del bastone. Se io sono qua, rotto braccio. Vado a chiudere, come ho fatto vedere prima. Questo deve essere il lavoro, non qua, perché qua può entrare, se una bottigliata può tagliarmi. Quindi mi devo abituare a entrare qua. Ripeto, perché se sono qua, se la bottiglia mi chiude. Quindi io sono qua, proteggo con questa parte e vado, vieni, a fermarmi dove dico io e imprimere i miei 100 kg. Sono qua, bam, qua, 100 kg, 100 kg, 100 kg, bastone, ce l'ho io. Aggancio, il mio peso si abbassa in tempo zero di 20 cm con tutti i miei piedi. Da qua vado a spaccare, non vado a fare attenzione a questo, mi porto fuori, una bottiglia non mi posso permettermi. Chiudo, qua 100 kg, bam. Se lui non va giù, stesso discorso, sento peso, e normalmente quando il combattimento è qua, chi c'è spinto da qui, già il corpo, ok, parte. Ora, senza forza, ci mettiamo a coppie, facciamo questo lavoro. Sentite, se mette troppa forza, guarda Francesco che sei troppo duro. Non è una foresta, è una difficoltà. Ci fermiamo, ogni volta, uno e uno. Mai! Io sempre fuori, lui sempre dentro. Immaginate di avere una bottiglia e un coltello. Una volta è lui che mi minaccia, una volta sono io che minaccio lui. Lui fa il pugno, no? E noi pariamo. Nel momento che lui è là, attaccato. Nel momento che lui sta attaccando, attacco. Questo, ok. Ancora più lento, ok. Se avete paura, uno, due. Lentamente, 1, 2, già qua.
Lui è molto bravo qua. Ok. Va bene. Quindi. Dentro, se la gamba interna è ancora meglio, perché se esterna una cosa interna posso fare tante cose. Dentro, chiudo, chiudo, proprio, blocco, si blocca la spalla, blocca. In più mi posso aiutare. Va bene? Mi sposto dentro la terra. Nel frattempo con la destra mi prendo un corso. Posto qui e scivolo. Fermo sul ginocchio, su. E quando la porto su, l'altra mano sotto, leva, ok? Ginocchio, giù. Leva, ginocchio. Questo è l'uso per evitare che non mi piede leggermente in faccia, tengo il piede per terra. Chiudo, ginocchio, ginocchio, guarda te. Il ginocchio è da qua, lo metto tutto sul braccio, giro, giro, colpo, colpo la testa, evitare gli occhi, prendo il collo, posso fare qualcosa, lui deve bloccarci, ok? Ed è fermo, peso in avanti. Pesi in avanti. C'è il muscolo, andiamo a portare i passi, poi da qui facciamo quello che volete, lo tirare le ginocchiate,
possiamo dire certo. L'importante è questo lavoro. Vieni a prendere. Qua, no, scusa. Ti afferra e mi trascina. Anche qua io mi faccio trascinare, non oppongo resistenza, perché se lui è più forte è chiaro che mi strappa. Quindi mi faccio trascinare, continuo la mia corsa, guardate il braccio sinistro. Ok? Vado sopra, faccio passare il suo braccio sopra di me e poi scendo. Come se lui mi tirasse, io mi faccio tirare, vado dentro, appoggio il mio braccio sul suo gomito, lo faccio passare sopra di me, lo faccio passare sopra di me, quando è sopra di me il suo gomito va esattamente tanto vicino. Anche qui utilizziamo lo stesso criterio del braccio e della leva, noi andiamo sempre sull'esterno, quindi questa è la leva, il braccio a quale applichiamo la leva, andiamo incontro perché ci tira, non è che perché se io tiro così, è chiaro, andiamo incontro perché ci tira e andiamo a fare questo, sempre con lo stesso movimento del braccio, male. Vado con il braccio sinistro, entro verso di me e lo tengo di lì. Vedete questo braccio che mi tira, vado con il braccio e vado dentro. Basta, mi sono liberato. 1, 2. Da qui devo essere veloce a ritornare, afferrarlo. 2, libero. Voglio applicare un qualche cosa di diverso. Il braccio destro torna sotto, va a prendere questo. Non in questa lentezza, ovviamente, perché adesso non viene rapido. Il mio gomito sulla sua spalla. Non fare la cosa. Quando siamo qua, scendiamo.